Benvenuti a un nuovo appuntamento con il bianco e il rosso TV Sport, prosegue la telenovela matarrese montemurro nello scorso fine settimana ulteriori colpi di scena con l'ultimatum di Antonio Matarrese, la chiusura alla trattativa da parte di Montemurro, poi eh, lo spiraglio di questa mattina, pare che comunque Montemuro abbia inviato la bozza del preliminare riveduta e corretta alla famiglia Matarrese, dunque eh, chissà, attendiamo novità nelle prossime ore, 08501 -9998, il numero per intervenire. In diretta per intanto presento il mio ospite di oggi, l'avvocato Pino Monaco. Salve. Buon pomeriggio, Pino. Salve. Allora, Pino, ne stiamo davvero sentendo di tutti i colori, però non ne possiamo più. Eh. Non se ne può più perché bisogna mettere una parola fine a questa, a questa, a questa, a questa trattativa, nel bene o nel male, che si faccia davvero che si faccia chiarezza in questo momento. Sì, stanno abusando della pazienza dei tifosi, della gente. E, e penso anche di voi giornalisti perché immagino che insomma, seguire una storia di questo tipo con i continui cambiamenti giorno dopo giorno... La Io devo essere sincero, le, le sì, devo essere sincero fino dirlo. a qualche giorno fa ero ottimista, oggi non lo sono più perché sto vedendo delle cose stranissime, cioè, si, si, si parte in una fase in cui eh, la società era non in vendita di più. Io parto sempre da, da quella sì, riunione da, del Consiglio sì, sì, Comunale, di perché Antone, lì, Matarese, certo. lì fu detto chiaramente, tra l'altro in, in presenza delle istituzioni e dicendo chiaramente, ricordo benissimo, il riferimento agli operai e alle maestranze dell'azienda della, dell di Matarrese, che ovviamente giustamente loro dicevano vengono prima di tutti, quindi era una situazione con l'iscrizione al campionato in pericolo. Da lì si parte. Oggi mi ritrovo in una situazione. Questo in poi cui non si è tradotto nei fatti: non no? c'erano acquirenti oggi tra Dubai e tutto il resto ce ne sono tantissimi. Sì, tanti L'iscrizione al campionato è, è stata regolarmente dicendo, fatta. Sì. Sembra che i soldi siano usciti, sento dire che se ci saranno le condizioni, allora si venderà il Bari. Quindi è una situazione completamente diversa, e questo ovviamente mi lascia molti molti dubbi sull'esito finale della trattativa anche perché bisognerà capire dopo il brusco stop dello scorso fine settimana con l'ultimatum di Antonio Matarrese quel comunicato di Montemurro e Rapullino che eh, avevano annunciato comunque di ritirarsi dalla, dalla trattativa se non ci fosse stata una smentita dello stesso Antonio Matarrese è difficile capire come possa riaprirsi questa trattativa nonostante ripeto eh, pare che alla fine la bozza di questo contratto preliminare sia stata inviata da Matarrese e Rapullino alla, alla famiglia Matarrese eh sì però questa è la bozza ora di diciamo di Montemurro, ora bisogna vedere <ride> la risposta di Se che ci magari risposta, risponderà questo... con un'altra bozza, con altre modifiche, e cioè, veramente guarda, io ho seguito anche di cessioni di società, eh, ma questa è veramente qualcosa di molto molto eh, complicato. In tutto questo, poi come ti dicevo prima, sì. fuori onda, diciamo cioè noi seguiamo sui giornali sportivi, sui quotidiani, seguiamo che le altre squadre sono già in ritiro hanno preparato già la squadra per il prossimo campionato ma, e noi, no, noi invece non sappiamo ancora eh sì, nulla si di davvero paradossale. domani dovrebbe cioè. essere presentato il nuovo allenatore che sarà Carmine giovedì giovedì la partenza per il ritiro però davvero uh, prospettive allarmanti, intanto abbiamo un primo ascoltatore in linea, pronto? E ciao Cristian Nicola. Ciao Nicola. Saluta l'ospite. Volevo Salve. fare una domanda, perché l'ospite qualche settimana fa, quando c'era Enzo, sì. In base al problema del calcio scommesse, questa, questa storia qui, lei disse che c'era un'altra inchiesta in quale il Bari figurava come ehm, con responsabilità diretta. Conferma questa cosa. Perché sì. poi non se ne parlò più di questa cosa. Vorrei sapere, sì. se, perché non lo so, eh, se no è grave, se, se esiste davvero un'altra inchiesta. Lei lo disse, eh, mi pare. Sì, sì, non l'ho capito male. Nicola, sì. grazie per il tuo intervento, lo faccio un po' di sì, chiarezza. Sì, no, no, ma non era, non riguardava il calcio scommessa. Eh, il Bari era stato un paio di giorni prima deferito per mancata comunicazione, cioè roba di natura di bilanci, queste, roba amministrativa, ecco, no? non c'entrano stavolta le partite vendute e tutto il Potrebbe resto. Potrebbe rischiare al massimo un'ammenda, Pino. Però eh, sì, ma fino, cioè io non la sottovaluterei perché a differenza delle altre inchieste eh, dove si parlava di responsabilità oggettiva, il che significa che non c'è un coinvolgimento diretto della società ma ne risponde per l'operato dei suoi tesserati, in questo caso il deferimento era responsabilità diretta, il che significa che la responsabilità ricade integralmente sugli amministratori della, della società e in effetti questo uh, deferimento c'è stato, è stato notificato, ma non è stato ancora diciamo, preso alcun. Uh, provvedimento, però eh, sì, lì di massima di solito queste cose si concludono con una grossa ammenda perché non è una cosa da sottovalutare, piuttosto eh, la cosa che lascia pensare è che effettivamente anche da questo punto di vista è una società allo sbando, insomma perché non, non si può prima gli stipendi, poi cioè sono tutta una serie di regole che vengono completamente trascurate la cosa più preoccupante è il sintomo, il segnale che passa all'esterno di, di, di una situazione a dir poco precaria. Assolutamente, senso. poi i punti di penalizzazione che puntualmente arrivano iniziano sì, sì, a eh, testimoniare. Sì, perché punto. poi anche per questa cosa qua, magari poi tra sei mesi, cinque mesi ti arrivano i, i punti di penalizzazione, le ammende, le cose, cioè anche voler pianificare un minimo di campionato Giocato solo sul campo E è diventa dura, difficile è dura. Abbiamo un altro ascoltatore in linea pronto? Eh, salve sono Rocco Bari, Saluto Cristiano eh, Avvocato Rocco. Monaco Voglio tornare un attimo indietro Perché sì. sono stato in vacanza In altre parti Allora ho non letto eh, Che Rapulino e anche Montemurro E tutti i monti che vogliamo Qual è? Eh, diciamo, dobbiamo scoprire da un arcano come mai queste trattative che potrebbero fare potrebbero, dico sempre, al Bari bene al Bari, arrivano a un certo punto che si, si, a volte si arenano. voglio un vostro parere e speriamo che il nostro Bari non faccia una brutta fine grazie, Siamo... grazie Rocco per il tuo intervento, per questo è un mistero perché poi in effetti tutte le trattative per la gestione del Bari non sono andate a buon fine però mai come in questa volta c'è un interlocutore serio come, come Montemurro. Eh, certo che lo stesso Montemurro, nel caso ovviamente dovesse naufragare la trattativa, ha annunciato una conferenza stampa nelle prossime ore, lo stesso potrebbe fare la famiglia Matarrese, però in questo momento è giusto che eh, le carte siano, siano girate e, e si, dica, si dica la verità e si faccia chiarezza nel rispetto, nel rispetto di tutti, Pino l'abbiamo detto perché davvero, davvero mai come in questo momento devono dar conto di un'intera città. A pensare male si fa peccato, diceva qualcuno, ma spesso ci si azzecca. Ora è chiaro che alla luce di quello che sta accadendo oggi, eh, probabilmente dobbiamo un po' rivedere il filmino dall'inizio, perché cioè, sarà una coincidenza, ma solo al, al, nelle trattative dell'accessione del Bari succedono di tutti i colori. Cioè, a parte il fatto che secondo me andrebbe approfondito e chiarito già ancora la vicenda di quel Tim Barton che veramente alla luce anche di quello che succede oggi non so fino a che punto era una cosa cioè non lo so vabbè diciamo che ora vabbè, tutti dai. i mali pensieri sì, sì. Vengono, vengono spontanei però, ecco, però è, è chiaro che sì ma anche con la Melean ci fu una rottura abbastanza forte poi eh, ci fu uno scambio di minacce, ricordo poi nessuno disse niente. Eh sì, il rischio è che si possa eh, pure in questo caso finire, eh finire sì, con poi an verità, anche però, sì, però, stavolta mi sembra un po' diverso perché, cioè, questa volta abbiamo un po' più di notizie. E Montemurro mi sembra comunque una persona insomma, abbastanza tosta, nel senso che non sta, non sta cedendo, non sta no, mollando non alle, fondo, alle prime in difficoltà. In e diciamo che è stato fatto di tutto per indurlo a mollare, secondo me. Però devo dire che insomma, mi sembra una persona abbastanza coriacea, diciamo così. Dobbiamo andare in pubblicità tra poco con la seconda parte del Bianco e il Rosso TV Sport.